Siamo qui di fronte agli uffici della RAI, tanto per cambiare, e facciamo un piccolissimo, veramente una piccolissima cosa, in relazione al comportamento del 5 Stelle, che era prevedibile e si è verificato e continua a verificarsi sistematicamente. Adesso tu parli di questo spettacolo che ci ha dato la sindachessa, la sindachessa di Roma, che si attiene sistematicamente alle metodologie di chi ha governato Roma per secoli e strasecoli, ovviamente. E ti pareva che la Raggi, che è una che viene dal Consiglio Comunale di Roma, non si comportasse in una certa maniera? Va bene, a questo punto a te la parola. Beh, dire che prima o poi la verità viene a galla è eufemistico in questo caso, perché noi sapevamo benissimo fin dall'inizio qual era la verità e quindi non avevamo bisogno di aspettare evidenze, ma adesso cominciano ad arrivare le evidenze, anche per chi ha le più diciamo fiduciosa e la più fideistica fiducia nel nuovo in quanto si presenta, a critica mi voglio rovinare proprio, no? vi regalo questo mondo e quell'altro, la partecipazione democratica, il vincolo di mandato e poi l'esautorazione prima della fine del mandato e poi la partecipazione democratica alle decisioni e poi ancora uno vale uno e poi il non partito e poi la democrazia diretta e poi il non partito che non parte mai e poi la non costituzione, non statuto che non statuisce che cazzo. Sì, quella bellissima invenzione del non statuto è la cosa più bella. E sono reminiscenze del paese delle meraviglie. No, demenziali. Paese delle meraviglie. No, quella Alice nel è una paese forma delle meraviglie. Di demenzia juvenilis. Sì. Allora, andiamo avanti. Dunque, abbiamo raccontato, denunciato e querelato alla Procura della Repubblica molte volte gli amici che ci raccontano le cazzate che non si beve più manco un bambino di 3 anni. E adesso ovviamente cominciano ad apparire anche le prove di questa loro intenzionalità volutamente distorsiva della realtà e mistificatoria. Cioè, che succede? Succede che ieri, ricordiamoci sempre, che abbiamo detto anche ieri, che Napoleone in 100 giorni ha riconquistato la Francia partendo dall'isola d'Elba, ha emesso una nuova costituzione partendo dall'isola d'Elba su una canoa, su una mezza canoa, altro che migranti, con una diecina di compagni di regata, di avventure di regata, diciamo, ha diciamo emesso la nuova costituzione della Repubblica Francese, cioè dell'impero francese, e poi addirittura ha vinto una serie continua di battaglie contro la settima coalizione, quando è andato poi a incrociare una serie di eventi straordinari, diciamo, tra cui anche un buon tradimento. Un tradimento del generale della cavalleria, eccetera, eccetera. Per cui insomma si è trovato. No, della cavalleria no, Grucisi. Cioè è mancato un intero settore di Murat, che si è giocato la carriera e la vita per non aver seguito Napoleone. È mancato un intero settore dello schieramento. Poi c'è stato. Allora, lasciamo stare, non entriamo nel dettaglio, sennò siamo qui 3 anni. Allora, questo volevo dire, che cioè in 100 giorni, se uno ha le palle, le cognizioni, gli uomini giusti, le risorse minime, perché anche a Napoleone non c'aveva più una lira, non c'aveva più la banca di Francia, stava fallendo, era proprio al tracollo totale. Qui, lo sai, senza entrare nel dettaglio, come abbiamo detto. Quindi tutto quello che c'era allora, nonostante tutti gli ostacoli di allora, Napoleone è riuscito a fare quelle cose qui. Questa signorina, signorina, non si capisce bene. Vabbè, questa signora, diciamo molto eversa, un po' particolare, proveniente dall'esperienza della giunta di Ignazio Marino,
in cui ha imparato, ha imparato tutto, esatto, quello che c'era da imparare, e non solo non porta avanti il progetto, diciamo, enunciato inizialmente e poi seguito da Beppe Grillo e da tutti i suoi fan, diciamo così, visto che parliamo di spettacolo e non di politica in quel caso lì. Allora, che cosa ha fatto? Sulla base dell'esperienza vissuta, non sulla teoria imposta da Grillo, ma sulle cose reali, ha capito che esiste anche una non dichiarazione, non solo un non partito, un non statuto, ma anche una non dichiarazione e anche una non apparenza. Esatto. Cioè lei oggi, no, ieri veramente, aveva un appuntamento col presidente del CONI, il quale gentilmente si era messo a disposizione ad andare a avere questo appuntamento in Campidoglio. Trattiamoci bene, non è che il presidente del CONI fosse chissà che. No, lasciamo perdere. Comunque sia una questione è una persona di eleganza. È una come persona. Minima di eleganza e di correttezza formale. È una formale. Persona. E quindi quanto tale va dato il rispetto che si deve dare a qualunque persona. Se io ti fisso un appuntamento, cazzo di Buddha, se tu non ci sei ti faccio un culo così. Direi di sì. Oh. Allora la signora... Ma quando non ci sei, proprio intenzionalmente... La signora, oddio, Virgin, la Virgin sì. Donzella, ieri alle 15 mi pare che aveva un appuntamento, ed ha fatto dire al presidente del CONI, dopo un bel po' che questo stava aspettando, che aveva avuto un contrattempo e quindi era stata trattenuta nel Consiglio dei Ministri perché doveva dare... E quindi questo qui, dopo però aver aspettato 35 minuti, si è rotto le palle e ha detto vedi andare a fanculo. Oh, in ogni caso è quello che si fa abitualmente in Italia nei ministeri. Sì, ecco, no, niente di nuovo, anzi, il più retrivo vecchio. Esattamente. Allora, questa signora che si declama per quello che dovrebbe fare la rivoluzione, lo sconquasso del sistema incancrenito e arrugginito che ci governa oramai da più di mezzo secolo, che cosa fa? Fa esattamente le stesse cose, diciamo assuefacendosi a questo regime di gestione romano, di romanesco. Comportamento. E allora che cosa fa? Dice queste cose qui, solo che scema com'è, perché poverina queste cose dovrebbe capirle, non è un personaggio che può sfuggire alle telecamere, oggi le telecamere ce le abbiamo in tasca tutti. Ci abbiamo 60 milioni di telecamere anche in abbundanziam. E quindi la signora poi invece è stata beccata da un giornalista del Corriere dello Sport, pensate un po', esatto, che ha fatto lo scoop del secolo, e la signora Virgin Donzella è stata trovata a pranzo seduta al tavolo di un noto ristorante di Piazza Indipendenza, con diciamo motivo per cui è stata abbondantemente sbugiardata e sputtanata, esatto, no, come giustamente meritano queste persone qua, perché queste persone sono il cancro della nostra burocrazia, della nostra amministrazione, della nostra società in generale, diciamo istituzionale, e quindi è una persona che non solo va misurata per quello che realmente è, non per quello che dice, le cazzate che dice in continuazione, dilazionando e rimandando i suoi impegni e le sue responsabilità. Questa signora qui ha delle responsabilità ben precise, ha da governare Roma, e invece questa signora sta continuando da oltre quasi 100 giorni oramai, perché il 21 giugno, 21 luglio, 21 agosto, 21, no, 101 giorni, siamo arrivati a 101 giorni, non ha fatto un cazzo, ha riunito 6 volte il Consiglio Comunale sulle banalità di elezioni di personaggi che poi si sono rivelati indegni di ricoprire quelle cariche perché o incapaci, incompetenti, oppure istituzionalmente diciamo vietati di ricoprire quelle cariche. Quindi questo a dire che questa signora non sa che cazzo fare, nel senso che proprio non ha idea di quello che deve fare, non che c'ha tante cose da fare e non sa quale dare retta per prima, anche questo ovviamente, perché oramai dopo 100 giorni la questione è immanente, addirittura ci sono stati 70 funzionari dirigenti dello Stato, cioè del Comune, che hanno scritto una lettera aperta dichiarando che loro
sono nella condizione di non poter operare. È una cosa folle. Cioè c'è il personale pagato, retribuito dai cittadini, che non può agire perché non c'ha gli ordini, no, gli ordini politici. Intendiamoci bene, che non è che prima facessero un greco. Lasciamo per... No, diciamo come però la situazione è questa. In questo momento la situazione è questa. Quindi è vero pure che non, i dipendenti pubblici non si ammazzano di lavoro, questo può essere pure vero. A parte che io ho conosciuto e conosco persone che invece lavorano nella pubblica amministrazione, sì, per e gli altri. Fanno un culo così. Lavorano per magari gli altri, è solo uno schiavetto per 20-30 persone. Esatto. Però comunque c'è qualcuno che ha delle idee buone, diciamo un animo gentile verso chi giustamente gli garantisce uno stipendio a fine mese e un lavoro ben retribuito. E quindi va anche lui assistito nella sua operazione, nella sua operatività, perché anche lui deve poter espletare il suo lavoro secondo le sue mansioni e secondo i suoi doveri. Non puoi fargli mancare la carta da scrivere perché tu ti sei dimenticata di fare la gara d'appalto perché... Cioè siamo a questo livello, sta andando a puttane tutta la gestione del comune, altro che i cassonetti che sono riapparsi dentro Roma. Il comune non è solo quello, è anche quello dove c'è ovviamente una delle fasce più ampie di distrazione del denaro, diciamo così, con parole gentili, no, eufemistiche, ma in quei campi lì ovviamente c'è il massimo della parcellizzazione, della spartizione delle tangenti che provengono dalle varie fonti che controllano la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. Ma ci sono anche altre importanti impellenze, come per esempio la gestione degli edifici scolastici, che per il 80% sono a rischio sismico, oltre che a rischio di ogni altro genere di possibile attacco di igienico piuttosto che di sicurezza in generale. Allora, in conclusione, vorrei semplicemente chiuderla con un ragionamento di carattere politico generale, non giudizio morale su certe persone, che è semplicemente questo: la politica è una regola di rapporti di carattere sociale che deve essere analizzata dai politologi, che sono insieme anche antropologi e sociologi. Queste sono le regole della politica, non ce ne sono altre. Per cui quando parte un movimento come quello grillino, no, che non ha nessuna base su questi supporti, sì, non ha assolutamente nulla. Poi non solo, quando si parte con il presupposto, quando diciamo che i grilli cantano una stagione, sì, sola, perché la stagione dopo gli schiacciano, è facile. No, non solo, quando si parte dall'idea di fare un partito basato sulla democrazia diretta non si arriva a nulla, tant'è vero che siamo arrivati al contrario, cioè una democrazia diretta dove le decisioni devono essere collegiali è diventato un partito che è diretto da due personaggi che non sono nemmeno stati eletti. Etero diretto. Sì, lascia stare. Perché loro neanche sono quelli che dirigono. Lascia stare questo aspetto che è quello che diciamo noi e conosciamo bene, i nostri amici lo sanno. Ma questo nel fatto pratico, concreto, partito che dice che le decisioni vengono prese totalmente, non collegialmente, totalmente da tutti i membri, certo. Poi alla fine necessariamente si riduce al potere di uno, massimo due persone che non sono nemmeno state legittimate. Una campagna illusoria per catturare l'interesse e la fede della gente. Non cambia, il problema non cambia, perché se tu parti con l'idea di fare la democrazia diretta, finisci con la dittatura diretta, non c'è niente da fare. Assolutamente. L'abbiamo visto con la nostra esperienza con i cittadini, dove siamo andati a finire. Quando abbiamo cominciato a proporre cose veramente interessanti, ci hanno tarpato le ali con la scusa della democrazia diretta. Sì, sì, non so, attenzione, anche quello lo dobbiamo dire, ma non è che ci hanno tarpato le ali intenzionalmente, ci hanno tarpato le ali perché sono uscite delle controproposte, perché ciascuno si sentiva il diritto di fare delle controproposte e alcune delle quali erano completamente demenziali. Certo. E questo qui è il regime, tant'è vero che
Fermo restando che alla Raggi sono state tese tutta una serie di trappole che noi conosciamo molto bene. Ma secondo me anche forse per fortuna. Sì, ma comunque sì, le trappole, ti immagini, se le facevano un l'altro quando si sapeva. Ma il trappolone più grave nel contesto della Raggi è anche più ampio, è la lotta intestina che c'è nel Movimento 5 quello Stelle, viene sempre che fuori. È dovuto al fatto che c'è un non statuto, che non c'è sì, un programma politico, fuori. Che non ci sono i valori quando un partito politico, sì, un partito politico incomincia a toccare certe leve del potere, si scatenano le faide interne e le ambizioni delle faide interne, lo sappiamo perfettamente, è sempre successo fin dai tempi del primo triumvirato, tanto per dire certo. E lì c'era della gente con i coglioni, noi non questi stronzi lì. Certo. Ma l'ultima conclusione che vorrei fare io è questa: questo è talmente un partito disastrato, è un'autentica armata Brancaleone, che questi, pur sapendo che sarebbero andati al potere in una città come Roma, non si erano organizzati, non avevano organizzato nulla. Le truppe di sostegno, nulla. No, non avevano organizzato le salmerie, nulla. E allora finiscono come devono finire. Con questo salutiamo sempre i nostri amici, so long. Sempre sopra so long, e un grande saluto alla Rai, che è qui, cari amici. Qui alla Rai, che si intravede tra questi alberi e dove i soliti personaggi tramano le loro inconsistenti trame. Ciao a tutti!